Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. East London, quartiere di Canning Town. Erano le 6:05 del 23 giugno del 2017, quando una giovane donna di bassa statura camminava velocemente nell'androne di un palazzo. Indossava una parrucca bionda, aveva una borsa voluminosa nella mano sinistra e si fermò poco prima di accedere alla strada principale. Si tolse le sneakers bianche, le ripose nella borsa e le cambiò con un paio di scarpe dai tacchi altissimi. A riprendere la scena furono le telecamere di sicurezza del quartiere. Ma chi era quella ragazza e per quale motivo queste immagini sono così importanti? La ragazza ripresa in quei fotogrammi era Aisla Begum, una 25enne di origini bengalesi ma con cittadinanza inglese. Altre telecamere la ripresero in più punti, senza parrucca, dimostrando chiaramente la sua presenza quel giorno, a quell'ora, in quel quartiere. Ma chi era Asna? Asna era una ragazza minuta, bruna, dagli occhi lampeggianti e dal carattere forte. Era il tipo di ragazza che non aveva mai accettato compromessi. Era una commessa in un negozio di oggetti da regalo. La sua famiglia, originaria del Bangladesh, avrebbe voluto per lei un tranquillo matrimonio combinato. Così lei interruppe il rapporto con loro quando andò a vivere vicino al suo ragazzo, Pietro, in una casetta a Canning Town. I due si frequentarono per un anno più o meno, ma poi la storia finì perché erano troppo diversi. Pietro si lamentava di lei con gli amici, dicendo a loro: "Mi chiude ogni spazio, mi sento prigioniero". Ma la decisione di Pietro di interrompere quella relazione fu l'inizio dell'inferno, perché Asna iniziò a pedinarlo, a tormentarlo con telefonate, messaggi di fuoco e irruzioni improvvise notturne a casa sua. Era una pesante forma di stalking. Asna, in preda alla gelosia morbosa, aveva sviluppato un'insana ossessione nei confronti dell'ex ragazzo, non riuscendo ad accettare la fine della loro relazione. Asna arrivò a minacciare Pietro scrivendogli sui social: "Non pensare di sfuggirmi, ti cercherò ovunque e ti punirò". E Asna mantenne la sua promessa. Ma chi era Pietro Sanna? Pietro Sanna era un ragazzo di 23 anni, originario di Nuoro, ma residente da 2 anni a Londra. Era figlio di Graziano, un noto imprenditore del turismo nuorese. Si era trasferito a Londra da circa 2 anni, dove aveva lavorato in un grande magazzino, con l'obiettivo di perfezionare l'inglese. Aveva raggiunto suo fratello maggiore, Gio Maria, detto dagli amici Johnny, più grande di lui di 4 anni. La vera grande passione di Pietro era la musica e ogni sera faceva il DJ e pubblicava anche i suoi brani che mixava lui stesso su SoundCloud, una piattaforma musicale. Questa era la vita di Pietro, il lavoro al grande magazzino, dove tra l'altro era appena stato promosso, la musica e la ricerca dell'indipendenza.
che si evince anche dalla sua scelta di non vivere più insieme al fratello Gio Maria, fratello che era impiegato nella catena Not Cafe Food and Wine ed era il fondatore di una piccola agenzia fotografica amatoriale, la MGS Photography. Insomma, Pietro era un ragazzo giovane in gamba con tanta voglia di crescere e di farcela da solo. Pietro e Asna si conobbero proprio all'interno di quei grandi magazzini dove lavoravano entrambi. Dopo la fine della loro relazione, Asna angosciava Pietro anche sul web e reagiva con violenza alle sue nuove simpatie. Molto probabilmente il seme che ha fatto germogliare in lei il desiderio di vendicarsi fu seminato quando una ragazza italiana residente a Londra, Giulia Consonni, cominciò a seguire il profilo Instagram di Pietro. Una semplice follower che il ragazzo norese aveva conosciuto su un altro social network, Tinder, dove si può cercare il proprio partner anche solo per una notte. Asna però immediatamente pensò che tra i due ci fosse una relazione e cominciò a insultare pesantemente e ossessivamente entrambi. Non mancava mai di definire nei suoi numerosi commenti Giulia con l'epiteto Ugly Bitch. Per 6 mesi continuò a perseguitare sia uno che l'altra, sino a quando non le bastò più e decise di mettere in atto la sua tragica vendetta. Pietro è stato trovato morto il 26 giugno del 2017, intorno alle 11:30, nel suo appartamento. A trovarlo è stato il fratello Gian Maria, allertato proprio da una telefonata di Asna, che gli disse: «Corri, Pietro è in pericolo!». Gio Maria, che viveva dall'altra parte della città, si precipitò nell'appartamento del fratello e dovette sfondare la porta perché nessuno gli apriva. Così fece la terribile scoperta. Gio Maria non poté far altro che chiamare la polizia e l'ambulanza, ma per Pietro non c'era più nulla da fare. Era morto dissanguato, troppe le ferite, le più gravi sulla schiena, profonde anche 12 centimetri. Dopo i primi momenti di shock, Gio Maria provò a richiamare Asna, ma il suo telefono era sempre staccato. Martedì sera traperò la notizia che una donna era stata arrestata perché sospettata di omicidio. E il giorno dopo, mercoledì sera, si sapeva già che la donna aveva confessato. Per Scotland Yard, coordinata dall'ispettore Gary Holmes, non fu difficile risalire a lei, proprio grazie a quel video delle telecamere di videosorveglianza. Dopo l'arresto della ragazza, Gary Holmes fece un appello per sollecitare chiunque sapesse qualcosa a farsi avanti. Si mobilitò anche il Consolato Generale d'Italia a Londra, rimanendo in stretto contatto con i familiari della vittima, in particolare con i genitori, che raggiunsero immediatamente l'Inghilterra. Ma cosa è successo quel maledetto 23 giugno? Come nel film di Brian De Palma, Dressed to Kill, Asna, che aveva pelle e capelli scuri, indossò una parrucca bionda, un paio di guanti neri e scelse la più classica delle armi utilizzate nei thriller, un grosso coltello da cucina. Con questo travestimento raggiunse con un taxi la casa di Pietro, nella East London, nel quartiere Canning Town. Ai giudici Asna raccontò che c'era stato un violento litigio e che Pietro l'aveva minacciata con un coltello, ma i giudici non le credettero. Dalle indagini infatti emerse che fu lei a colpirlo alla schiena una prima volta e poi via di seguito, forse addirittura con 2 coltelli trovati nella cucina del suo ex. Pietro, colto alla sprovvista, non ebbe il tempo di reagire. Lei si accanì su quel ragazzo via via privo di forze, con un fendente dopo l'altro. Dall'autopsia emersero ben 36 ferite, 2 delle quali i polmoni. Pietro però non morì subito. I vicini testimoniarono di aver sentito i suoi lamenti anche più tardi, ma purtroppo non avvisarono subito la polizia, cosa che forse avrebbe anche potuto salvare Pietro. Lo dissero solo durante le indagini cominciate 3 giorni dopo, quando fu scoperto il cadavere. Alle 6 del mattino del 23 giugno, Asna Began aveva già lasciato l'appartamento scavalcando una finestra. Un vicino di casa la vide mentre le telecamere di sorveglianza registrarono una donna dai capelli biondi e di bassa statura che prendeva un taxi. Aveva con sé l'arma del delitto e il cellulare di Pietro,
dal quale cancellò il suo account Instagram, come se volesse distruggere la sua vita digitale insieme a quella reale, secondo i giudici. La polizia, aiutata anche da numerose testimonianze, giunse a lei pochi giorni dopo. Asna Began fu condannata al carcere a vita con libertà condizionale vietata per almeno 20 anni, che è il massimo della pena dell'Alta Corte di Londra per l'omicidio di Pietro Sanna. Secondo la corte, la giovane lo avrebbe massacrato a coltellate perché convinto che avesse una nuova relazione, spinta da un'insana ossessione. Alla commessa del Bangladesh ed ex ragazza di Pietro fu contestata anche una lunga attività di stalking ai danni del DJ di Nuoro. Si conclude qui questa tragica vicenda, lasciandoci di fronte alla dolorosa conseguenza della violenza ossessiva, un'oscura spirale che ha portato alla perdita di una giovane e preziosa vita, schiacciata dalle grinfie della gelosia patologica. Pietro, con la sua scelta razionale ed equilibrata di interrompere una relazione insana, ha pagato un prezzo insostenibile, perdendo la vita. Il mio pensiero non può non andare alla famiglia di Pietro Sanna, al padre Graziano, alla madre Valentina, a suo fratello e a sua sorella, che hanno dovuto affrontare questa terribile tragedia perdendo il loro Pietro in questo modo così violento e ingiusto. In questo momento di grandissimo dolore mi auguro che possano trovare conforto nell'amore reciproco e nella memoria di un giovane che ha lasciato un'impronta indelebile nelle loro vite e che però avrebbe potuto fare così tanto anche nella sua di vita. Oggi vorrei ricordare con voi Pietro in modo che la sua morte possa essere utile per sensibilizzare e mettere in luce l'importanza di affrontare il tema della violenza di genere e dell'ossessività nelle relazioni. La sua storia, infatti, può servire da monito per riconoscere e affrontare precocemente i segnali di comportamenti pericolosi, promuovendo una maggiore consapevolezza e prevenzione, anche quando ad essere violenta è una donna. Perché si parla tantissimo di femminicidio, ma la parola maschicidio è totalmente inutilizzata, come se questo fenomeno non esistesse. Eppure purtroppo non è così. C'è una forza più potente però della violenza ed è il coraggio di chi, nonostante tutto, sceglie l'amore e la compassione. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio spesso gli aggiornamenti sui casi che continuo a seguire e soprattutto ricordo con voi le vittime di queste tremende tragedie. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!